OS 2023 continua, ci troviamo allo stand di Iginio Massari e siamo in compagnia del maestro Iginio Massari. Quest'anno ancora una volta presente a OS con tutti gli eventi che prevede questa manifestazione. Sì, in questo stand sono la bellezza di 29 eventi con i migliori pasticceri del mondo. Rispondono molto bene, anche il pubblico molto curioso, di professionisti, di non. Che dire, OST è un concentrato di alta tecnologia alla portata di tutti, è un'informazione continua. Chi non viene a OST fa come Pierino, vai tu treno che il biglietto ce l'ho io, ma OST è sempre qua che vi aspetta. Io impazzisco sempre quando lei fa questi paragoni e mi diverto davvero moltissimo. È un modo per rimanere di buon umore quando si ha a che fare con una persona come lei che va a sovraintendere in 5 giorni a 29 eventi facendo una faticaccia non indifferente. Beh, per fortuna continuo a divertirmi e perciò divertendomi riesco a dare me stesso. C'è Deborah che mi ha accompagnato in questa... Vieni Deborah, vieni qui accanto a noi. Buongiorno cara Deborah. Buongiorno a tutti. E bentornata qui dinanzi agli schermi di Horeca TV, diciamo con papà che appunto ci sono 29 micro eventi in 4 giorni e mezzo, in pratica una vera faticaccia. No, non è una fatica, è un piacere. Poi comunque ascoltare professionisti che arrivano da tutto il mondo è sempre molto interessante. Ci sono anche una serie di professionisti, soprattutto italiani. Ci sono tantissimi professionisti italiani che portano comunque dei dolci tradizionali e sempre passando attraverso dei processi produttivi innovativi, quindi è molto interessante per tutti noi. L'innovazione è al centro dell'attenzione di chi vuol fare evolvere il settore. Maestro, quest'anno che cosa andrete a presentare al pubblico in qualità di nuova proposta? Bene, nuove proposte sono due panettoni con gusti diversi, ma abbiamo rispolverato il panettone del 50° per quale motivo? Perché c'è un sacco di gente che lo chiede in continuazione, ma l'innovazione viene attraverso la conoscenza del passato. Non si può fare innovazione senza conoscere il passato. Comunque, senza innovazione vuol dire che non vogliamo cavalcare i nostri tempi e se ci ricordiamo il passato, che il passato non esiste più, vuol dire che abbiamo perso il treno. Io dico, specialmente per i giovani, che il mondo si fa sempre più complesso, le fiere sono un'occasione per prendere più novità, prendere di più in un piccolo fazzoletto di terra, anche se è molto grande, e apprendere cosa c'è disponibile per essere propositivi sul mercato. Grazie maestro. Deborah, allora parliamo infine di quelle che sono le proposte che voi riuscite a fare attraverso il network di negozi che state aprendo in tutta Italia. Sì, noi abbiamo due tipologie ad oggi di negozi, quindi dei flagship con la caffetteria e dei pop-up store che hanno il preconfezionato, quindi tutti i prodotti che si trovano anche sullo shop online, per un totale di 300 referenze. Beh, allora buona fortuna, noi ci rivediamo al SIGEP 2024 a gennaio, nel frattempo dovrete ora riprendere lo spettacolo sul palco, vi auguro buon lavoro. Grazie a tutti voi, che dire, al prossimo incontro.